Promotica e nasce nel 2003 e è un loyalty provider. Noi siamo un'agenzia di loyalty, quindi che sviluppa, organizza e gestisce programmi di fidelizzazione per l'industria, grande distribuzione, sistema finance e anche settore farmaceutico. Nasciamo nel 2003, è una crescita continua con delle tappe importanti, vabbè, che tralascio, fino ad arrivare al 2020. Il 2020 in un contesto dominato dai big internazionali, tra l'altro, Promotica è proprio un campione italiano. Esatto, è un'azienda 100% italiana, esatto. Perché parlo del 2020, che è l'anno della svolta? Iniziamo col segnare che nel 2020 c'è stata l'acquisizione da parte di Promotica di Kikilab. Kikilab, che fa parte di Ebetov, questo consorzio mondiale che fa consulenza sul brand e sul retail. Per noi è stato molto importante perché noi eravamo focalizzati sull'operatività della gestione delle operazioni APM, diciamo, delle short e dei cataloghi. Kikilab invece ci ha dato l'opportunità di avere una visione a 360 gradi sul mondo e sulle produzione del retail mondiale. Quindi diciamo è diventato il nostro occhio sul mondo, il nostro consulente. Quello che abbiamo visto noi molto importante, quello che crea e cattura l'attenzione e l'emozione del cliente, perché prima si parlava di remunerazione, mi sono appuntato una remunerazione emozionale. Ecco, questo diciamo è il nostro obiettivo delle operazioni loyalty, emozionare il cliente, che può essere un'emozione non solo con un premio esperienziale, ok, ma un'emozione composta da più fattori. Ritorniamo al concetto di sostenibilità, come si diceva prima, una campagna per creare emozione e essere di interesse ultimamente deve essere caratterizzata da più fattori, avere una sostenibilità ecologica, sociale, territoriale, una sostenibilità anche della meccanica e dell'ingaggio. Non dobbiamo perdere di vista poi che nelle operazioni, diciamo, un aspetto vincente, sempre fondamentale, è il brand e la qualità del prodotto. La cosa che stupisce, e quindi questo mi fa ribadire l'importanza, cioè il cliente capisce la qualità di un prodotto, è che l'interesse si sta spostando sui premi top, premi che hanno una meccanica impegnativa, sia come pollino contributo, che però il consumatore percepisce come sostenibile per la tipologia di prodotto. Quindi vale la pena di un percorso magari più lungo, di raccolta più lungo, per arrivare a qualcosa di più ambito. Esatto. Questa rappresenta una novità rispetto alle logiche short a cui siamo stati abituati in questi anni? Sì, nel senso che solitamente noi vediamo che le redemption dei premi si concentrano, diciamo, sulle fasce medie, sulle fasce basse in maniera proporzionale. Qui abbiamo proprio uno sbilanciamento sui premi alti. Sì, sì, questo è sicuramente interessante. Diciamo che il consumatore, quello che percepiamo noi in questi ultimi anni è sì, ancora il premio fisico, purché sia in un contesto che sia capace di emozionarlo e abbia uno storytelling che possa emozionarlo. Lo direi così, dimmi se volgarizzo, ma prova. Che abbia un senso, questo vuoi dire, cioè un premio che abbia un senso per il momento in cui, quindi il contenuto valoriale, no, di cui parli tu. Assolutamente, diremo, perché abbia un senso. Voglio dire, una padella, un piatto, un bicchiere, un asciugamano, voglio dire, quello è. Però come si comunica e l'emozione che si riesce a trasmettere. È stata sicuramente una tavola rotonda molto interessante, e con gli attori, industria e grande distribuzione al tavolo, che mi hanno dato degli spunti molto interessanti per capire anche come noi, come agenzia loyalty, possiamo trovare un fil rouge, creare un accordo, diciamo, fra industria e grande distribuzione per quanto riguarda trovare degli interessi comuni, uno diminuzione magari dell'investimento in un loyalty, dall'altra parte incremento del ROI per quanto riguarda l'industria. Comunque in generale sì, molto, molto interessante.